Buongiorno a tutti, solo una breve comunicazione in servizio. Vi preghiamo di tenere i microfoni silenziati, ovviamente tutti tranne i relatori. Darei il via alla conferenza stampa. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo quindi cominciare, Elisa? Sì, prego, prego, possiamo cominciare. Ci siamo tutti e tre i relatori. Perfetto. Sì. Vi ringrazio della partecipazione a questa conferenza stampa. Introduzione, brevissima, ma per ricordarvi che questa conferenza stampa si pone da un lato come proseguimento di quella dello scorso mercoledì, in cui abbiamo detto che i musei civici riapriranno. Una volta conosciuti i protocolli governativi sulle misure di sicurezza, riapriranno, abbiamo detto, con gradualità e tenendo conto anche delle diversità di spazi e di specificità dei singoli musei. Aperture quindi graduali e diverse tra loro. Tra le comunità di riferimento dei musei, abbiamo sempre mercoledì ricordato i residenti, i turisti, il mondo della scuola e gli operatori culturali e gli artisti. Il progetto che viene presentato oggi fa riferimento in primo luogo alla responsabilità che soprattutto in una situazione di questo tipo abbiamo nei confronti degli artisti e dei creativi attualmente in difficoltà. La conferenza stampa di oggi si pone anche come momento di applicazione pratica di uno degli elementi identitari dello sviluppo di questa città, la necessità di creare le condizioni perché, come ha spesso ripetuto l'assessore Lepore, i creativi si sentano di casa. Le difficoltà di bilancio delle istituzioni di cui abbiamo già parlato ci hanno indotto ad annullare le mostre già previste, in primo luogo nella Sala delle Ciminiere di Mambo, che sarebbe rimasta vuota almeno fino a fine anno. L'insieme di queste necessità da un lato e anche volontà politiche dall'altro hanno dato luogo al progetto Nuovo Forno del Pane che Lorenzo Balbi ha elaborato e il CDA e Matteo Lepore hanno condiviso con convinzione. Non quindi un progetto di ripiego, ma un'indicazione importante, strategica, che va al di là del Covid-19, che considera i musei dei veri e propri hub culturali che rispondono alle diverse necessità del territorio e che nella propria attività fanno, come noi come musei civici continuiamo a fare, rete con le altre istituzioni e realtà culturali del territorio. In questo caso è un hub culturale che si propone di creare le condizioni per favorire nei prossimi mesi la crescita dal basso di una vera e propria comunità creativa all'interno del Mambo. La parola va ora all'assessore Matteo Lepore. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questa grande partecipazione. Voglio salutare tutto il CDA dell'istituzione Musei e chi lavora in questo momento all'istituzione e al Mambo in particolare, e Lorenzo Balbi che dopo introdurrà il progetto. Per noi è una conferenza stampa molto importante perché qui non stiamo parlando di come ci organizziamo per affrontare un'emergenza, stiamo costruendo una proposta per il futuro della città. Credo che questi siano stati mesi ormai nei quali abbiamo molto riflettuto su come saremmo potuti essere in grado di ripartire. Un primo messaggio ce l'hanno dato gli italiani, anche i bolognesi, quando durante l'emergenza si sono affacciati dalle loro case cantando, riscoprendo valori legate alla comunità, alla solidarietà, hanno probabilmente riscoperto attraverso libri, film e musica il valore sociale della cultura, il valore delle relazioni che in esse sono assolutamente fondamentali. Nel luogo nel quale noi andremo a lanciare questo progetto, questi valori erano valori radicati già nella comunità cittadina da molto tempo. Il sindaco Zanardi
l'aveva capito molto bene perché con il suo progetto municipale aveva deciso di coniugare l'offerta del pane a quella della cultura, pane alfabeto. E quindi un'idea popolare della cultura, di soddisfazione di un bisogno in un periodo di grande povertà e di grande difficoltà della città. Ecco, il nuovo forno del pane, il progetto che noi oggi lanciamo insieme, interpreta questo spirito, uno spirito di trasformazione di un museo in un centro di produzione culturale per realizzare il nutrimento di cui la nostra città e i nostri cittadini hanno bisogno per ripartire, ma anche per edificare la comunità del futuro. Noi non siamo qui, ribadisco, per spiegare come gestiremo i prossimi giorni, ma questo è un progetto che edificherà le fondamenta del nostro sistema museale, in particolare di quello che è il nostro lavoro sul contemporaneo nei prossimi anni. Creiamo un hub culturale creativo che aprirà le porte del Mambo in questa fase non tanto ai visitatori, ma soprattutto agli artisti, ai creativi, ai cittadini che vivono nella nostra città e presto anche a quelli che ci verranno a vivere grazie a questo progetto. L'idea di portare le tecnologie, le sperimentazioni di questo tempo così impegnativo all'interno di un contenitore pubblico che rimarrà tale, che diventerà una casa per gli artisti e per i creativi e che diventerà soprattutto il manifesto della nostra idea di cultura e di rapporto con la comunità degli artisti e della produzione culturale dei prossimi anni. Credo che questa vocazione noi in fondo l'avessimo già scelta quando all'inizio di questo mandato abbiamo lavorato per, insieme a tutto il CDA dei musei, che ringrazio anche per il coraggio che insomma mette in questa scelta, nel parlare di un Mambo sempre di più come luogo aperto alla città. Ora lo vogliamo aprire al mondo, lo facciamo in una fase nel quale le frontiere sono chiuse, nella quale le persone non possono viaggiare nemmeno da una regione all'altra. Lo facciamo perché il Mambo è stato il primo museo a aprire con lo streaming la visione di una performance artistica. Lo facciamo perché la nostra è una città che storicamente, in particolare negli ultimi anni, ha visto di nuovo gli artisti tornare a vivere a Bologna. Magari non raccontati, magari non ancora affermati, ma il fermento creativo e culturale di Bologna fino a 2 mesi fa era fortissimo, fortissimo, e noi pensiamo che ancora di più dopo questa attraversata dell'emergenza si affermerà con un'idea europea e internazionale di un hub creativo che oggi si insede nel forno del pane, in un nuovo forno del pane, ma che presto di nuovo tornerà ad essere la città nel suo complesso. Quindi la cifra che noi presentiamo in questa progettualità sarà la cifra del sostegno alla produzione culturale e all'arte dei prossimi anni. L'idea del trust che abbiamo lanciato nell'ultima edizione di Altefiera era già in nuce questo, cioè mettere in campo uno strumento pubblico-privato che potesse finanziare e sostenere l'arte. L'idea di aprire dei bandi dopo tanti anni nuovamente come amministrazione comunale sul sostegno alla produzione musicale e poi complessivamente a tutta la sfera culturale andava già in questa direzione. Avevo già chiesto alle nostre istituzioni di mettersi al servizio appunto della comunità culturale e già molte cose in quest'ultimo periodo erano state fatte. Ora istituzionalizziamo questo tipo di impronta e ovviamente per noi sarà un punto di non ritorno. Certo, questo non significherà che il Mambo nei prossimi anni non sarà più un luogo da visitare. Sapete bene che stiamo scommettendo sul nuovo Museo Morandi, che stiamo lavorando per una rivisitazione anche del percorso museale. Ma il Mambo non sarà più solo un luogo da visitare, diventerà anche un luogo di produzione e di conseguenza quello che lasceremo nei prossimi decenni a chi verrà a Bologna sarà anche la proposta artistica e la visione di chi avrà attraversato questo periodo particolare del nostro paese e della nostra città nei prossimi anni. Queste erano le cose che mi premeva dire, comunicare, trasferirvi. Ringrazio anche tutti gli interlocutori del campo dell'arte e della cultura che ci hanno aiutato a costruire
questa idea che appunto è stata pensata da Lorenzo Baldi e che è stata ovviamente supportata e immaginata anche dal CDA, e di nuovo li ringrazio. Chiaramente tutti loro fanno parte di questo mondo dell'arte e della cultura, quindi in questi giorni e settimane si sono sentiti, hanno consultato, quindi è un progetto di fatto collettivo che nasce come tale e che sempre di più fa di Bologna una città che a partire dalla partecipazione della comunità sa immaginare il proprio futuro, anche in un momento di grande difficoltà come questo. Forse è il primo progetto che come città di Bologna lanciamo come ponte verso il futuro. Fino ad oggi le cronache dei giornali hanno raccontato di come affrontiamo l'emergenza, di come affrontiamo il giorno per giorno. Noi dobbiamo continuare, in particolare oggi, lo voglio sottolineare, 4 maggio a dirci che dobbiamo affrontare l'emergenza giorno per giorno, l'emergenza sanitaria non è affatto finita e non bisogna affatto illudersi che il 4 maggio sia la data da ricordare. Noi ci dovremmo ricordare della data di quando avremo scoperto il vaccino e sarà finita la pandemia, quella sarà la vera data da ricordare. Però forse ci ricorderemo del 4 di maggio come il giorno nel quale abbiamo iniziato a costruire un'idea nuova di città e anche soprattutto di come la cultura può essere protagonista in questa dimensione. Vi ringrazio per l'attenzione e credo che dopo di me tocchi a Lorenzo. Sì, grazie mille sia al presidente Grandi che all'assessore Lepore per quanto hanno detto. Buongiorno a tutti, grazie anche a tutti voi per essere presenti così numerosi e grazie alle colleghe che stanno faticosamente cercando di coordinare questa conferenza stampa che è un po' fuori dai canoni normali delle nostre conferenze stampa. Mi spiace non potervi vedere di persona, ma attraverso uno schermo, ma penso che questa modalità ci dà anche la possibilità di aprirci a più persone e di farci vedere anche da chi non avrebbe potuto raggiungere la nostra sala conferenze. Quindi buongiorno a tutti. Sicuramente da quando sono arrivato a Bologna, ormai quasi 3 anni fa, questa è la conferenza stampa più delicata, più emozionante anche. Sono molto emozionato oggi. Oggi non si tratta di presentare una mostra o di presentarvi un artista o un progetto espositivo a cui stiamo lavorando. Oggi stiamo inaugurando un cambio di rotta, un nuovo modo di imprimere l'azione del museo stesso. Quindi è un importantissimo passo quello che vi stiamo presentando questa mattina. Dovete pensare che in 45 anni di storia il Mambo e prima la Galleria d'Arte Moderna non avevano mai chiuso i battenti. E oggi, ieri sera, ho conteggiato, noi siamo chiusi dal 24 di febbraio, i musei sono stati i primi a chiudere, benché c'è stata una settimana in cui abbiamo riaperto per poi chiudere definitivamente. Oggi 64 giorni che il museo è chiuso, togliendo il lunedì, 54 giorni in cui il museo è stato chiuso al pubblico, sarebbe stato aperto ma è stato chiuso al pubblico. Abbiamo dovuto chiudere delle mostre sulle quali avevamo lavorato per degli anni e che sono state aperte per poche settimane, come Again and Again and Again End, e soprattutto sono stati 54 giorni nei quali non abbiamo accolto pubblico nelle nostre sale, non abbiamo dato accesso alle mostre, non abbiamo potuto organizzare laboratori educativi. Questa situazione è una situazione sicuramente estrema, una situazione straordinaria e merita quindi una risposta e una progettualità altrettanto straordinaria, capace un po' di andare a fondo su quella che è la situazione attuale. Non pensiamo, e questo pensiero è stato condiviso con il consiglio di amministrazione e tutti i vertici di Istituzione Bologna Musei. Non pensiamo che sia sufficiente dire ricominciamo da dove avevamo lasciato. Quello che avevamo pensato prima di questo evento straordinario, sconvolgente per tutta la realtà contemporanea, non può più essere ripreso semplicemente come se nulla fosse accaduto. E anche il museo ha bisogno di ripensare il proprio ruolo e di dimostrare quell'adattabilità e quella capacità di interpretare la situazione contemporanea alle quali le grandi istituzioni sono chiamate. E quindi
quasi un mese fa ho pensato insieme ai miei colleghi questo progetto dal titolo appunto Nuovo Forno del Pane, che ho sottoposto immediatamente al consiglio di amministrazione dell'istituzione Bologna Musei, al presidente Roberto Grandi, anche per cominciare un dialogo e per capire insieme quali potevano essere le strategie migliori. Abbiamo immediatamente trovato il supporto di questo, le ringrazio personalmente sia dell'assessore Matteo Lepore che del Dipartimento Cultura del Comune di Bologna, col suo direttore Osvaldo Panaro e tutti i colleghi che hanno contribuito anche in una fase progettuale a definire i dettagli che adesso vi illustrerò. E da tutti questi dialoghi, da tutte queste basi, nasce il progetto Forno del Pane, un progetto che nasce quindi da uno stato di necessità da un lato, perché come illustrato dal presidente Grandi nella conferenza stampa di qualche giorno fa, quest'anno pensare a una stagione espositiva, soprattutto a riprendere i progetti espositivi temporanei che stavamo pensando per le nostre sedi museali è impossibile sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista strettamente strategico, perché si tratterebbe di esposizioni che suonerebbero completamente obsolete dopo questo evento eccezionale che ci ha sconvolto. Quindi ci siamo trovati in un momento a dover ridefinire anche l'azione e il modo in cui utilizzare i nostri spazi per le mostre temporanee. Dall'altro lato, questo progetto, come accennato dall'assessore Lepore, vuole riscoprire quell'identità produttiva, quell'anima di luogo, di factory, di luogo di produzione che l'ex Forno del Pane, l'edificio che ospita il museo, ha nei suoi muri, nei suoi simboli, come le ciminiere che ancora oggi ne determinano la peculiarità, sono quasi simbolo della nostra azione. Unendo queste riflessioni e accogliendo anche molte delle sollecitazioni che ci sono arrivate sia dagli operatori culturali ma soprattutto dagli artisti del territorio, gli artisti della comunità locale che nel Mambo vedono e spero possano continuare a vedere e implementare questa loro visione del museo come punto di riferimento, abbiamo accolto anche quelle che erano le loro necessità. Dobbiamo pensare agli artisti e ai creativi in questo momento come una delle parti, delle porzioni della collettività più colpite dall'emergenza. Non ci sono casse integrazioni o clausole di salvaguardia per queste persone. In alcuni casi ricominciare dopo questa emergenza per alcuni vorrà dire anche trovare veramente uno spazio in cui poter lavorare. E quindi accogliendo tutte queste riflessioni e mettendo in gioco quello che rimaneva a nostra disposizione, cioè questo spazio con questa identità e questa storia, abbiamo pensato a questo progetto, un progetto che prevede di dividere la sala delle ciminiere e la galleria verso via Don Minzoni, quindi diciamo grande parte dello spazio espositivo, in spazi da dedicare agli artisti, in spazi in cui possano lavorare e ricominciare a produrre delle opere. Quindi stiamo attualmente cercando di definire il numero di artisti che potremo ospitare. Questo dipenderà anche in larga misura dalle misure di sicurezza che dovremo rispettare. Quindi ancora un numero definitivo non è stato identificato. A questi artisti sarà data la possibilità di lavorare nel nostro spazio per molti mesi, diciamo sicuramente fino alla fine dell'anno 2020, e soprattutto in tutte le stanze limitrofe, quindi in tutto il resto dello spazio espositivo, stiamo lavorando, e in questo già ringrazio tutti gli interlocutori che si sono resi disponibili, tutti gli sponsor, i partner che già stanno vagliando le loro possibilità, metteremo a disposizione di questi artisti, ma in realtà di tutta la comunità creativa di Bologna che ne voglia fare uso, dei laboratori che possono andare dalla falegnameria, che già abbiamo al museo e che stiamo cercando di rimettere in sesto operativa, a vari laboratori come una camera scura, uno studio di montaggio che stiamo attivando con tutti questi partner che si rendono possibili anche nell'idea di sfruttare le professionalità eccellenti nel mondo della cultura che questa città ha e che in questo momento hanno bisogno di misurarsi con nuove progettualità e anche di trovare un'occupazione stabile.
Quindi il progetto si svilupperà nel giro di 15 giorni con una open call dedicata a artisti domiciliati a Bologna, che non vuol dire nati a Bologna, ma vuol dire che sono artisti che hanno scelto Bologna come loro città di adozione e da un lato questo è nel rispetto della strategia del costruire un'identità del museo come punto di riferimento di un determinato territorio, di una determinata comunità artistica, ma dall'altro anche determinato dalla possibilità di movimento, perché al momento nessuno potrebbe venire a lavorare materialmente nei nostri spazi al di fuori della regione. Quindi chiederemo agli artisti di applicare a questo open call che attiveremo, ripeto, nel giro di 2 settimane, con ovviamente un portfolio, un curriculum della propria attività artistica e una lettera motivazionale nella quale possano esprimere o ipotizzare delle possibili azioni da svolgere in questa comunità, di svolgere compartecipando, perché come ben citato sia dal Presidente che dall'Assessore, l'idea è anche quella di costruire una comunità creativa, di non solo mettere a disposizione di questi artisti spazi in cui lavorare e laboratori in cui materialmente venire incontro a delle nuove possibilità di produzione grazie anche alle professionalità della città, ma anche e soprattutto di lavorare in gruppo, di costruire quella comunità e quel senso di lavoro in cui ognuno possa dare un proprio contributo personale, che secondo noi è la chiave produttiva per uscire anche da questa emergenza. Aggiungo che siamo già in trattativa con un importante istituto bancario che molto probabilmente metterà a disposizione di questi artisti anche un incentivo, una piccola somma, ognuno a fondo perduto, per avviare questo tipo di produzioni, in modo che agli artisti che verranno selezionati, saranno intorno, diciamo, una decina, una dozzina per darvi un'unità di misura, possa anche essere fornito un budget per poter iniziare queste attività di produzione. Sul nome che abbiamo scelto ovviamente tutto quello che ne consegue, mi piaceva molto partire da quest'idea di cancellare ex dalla dicitura ex forno del pane. Dire che non è più qualcosa che è stato, ma è qualcosa che è ancora presente e anzi sul quale possiamo costruire. Quindi metaforicamente l'immagine che è stata scelta, ne parleremo anche con l'artista che ha realizzato il nostro logo, Aldo Giannotti, metaforicamente sono le ciminiere che riprendono funzione, ricominciano a sputare fumo, a essere messe in moto, e questo è un'idea del nuovo forno del pane, seguendo quello che diceva anche l'assessore, queste indicazioni di Zanardi, il primo sindaco socialista di Bologna. Nel 1915, poi inaugurato nel 1916, viene costruito questo edificio per fornire un bene necessario in un momento di crisi, per riattivare anche la partecipazione pubblica. Ecco, vogliamo rifarci alcune di queste sollecitazioni che appartengono al nostro passato e appartengono al passato della città, riprendendole e rilanciandole con questa attivazione del nuovo forno del pane. Vi dicevo, parte fondamentale di questo progetto è l'instaurarsi e la collaborazione con il territorio, con le eccellenze professionali della città in ambito culturale e soprattutto con le istituzioni culturali che hanno già manifestato interesse nel partecipare a questa avventura. Quindi museo come raccordo, museo come luogo di concentrazione di capacità in cui questo istinto, ognuno possa portare le proprie conoscenze, le proprie attitudini, le proprie capacità per metterle al servizio non solo degli artisti presenti ma anche della comunità creativa di Bologna. Questa idea dell'autoformazione continua che vogliamo instaurare anche con le attività, non solo quindi prettamente dedicate alla produzione artistica, ma anche ad esempio di approfondimento con reading group, con talk, performance, che possano in qualche modo
allargare i contenuti e comunicare anche all'esterno quello che gli artisti all'interno portano avanti, sia materialmente che teoricamente. Quindi la comunicazione di questo progetto e quello che succederà all'interno della Sala delle Ciminiere sarà divulgato non solo sulle pagine del sito, su un sito dedicato a cui stiamo lavorando, e pagine social e tutto quanto ne consegue, ma c'è la nostra volontà è quella, ovviamente sempre rispettando quelle che saranno le regole, le limitazioni nella frequentazione dello spazio che ci verranno man mano imposte, quella di organizzare delle studio visit con degli ospiti internazionali proprio per promuovere la comunità creativa che stiamo costituendo, giornate di open studio in cui gli studi possano essere visitati anche dai cittadini, restituzioni pubbliche delle opere che vengono prodotte proprio per sottolineare questo passaggio fondamentale che l'azione del museo ha dal esporre arte al fare arte, al produrre nuove opere. Ci aiuta anche in questa impresa un po' anche nel comunicare un cambiamento, il cambio temporaneo dell'immagine coordinata, con un'immagine coordinata dedicata a questo progetto del nuovo Forno del Pane, con un nuovo logo, con una nuova identità visiva, che è stata ideata dall'artista Aldo Giannotti, che a cui tra poco chiederei magari di fare un saluto, dare un commento su quanto ha ideato, con Aldo Giannotti. Perché Aldo Giannotti, mi chiederete? Perché Aldo Giannotti in questi mesi era il mio interlocutore prediletto, perché stavamo preparando insieme un'importante mostra. Sarebbe stata la sua prima grande mostra in una istituzione pubblica in Italia, la sua prima antologica, e purtroppo questa mostra, a seguito dell'emergenza sanitaria, è stata posticipata, non è stata cancellata, è stata posticipata, ma insieme abbiamo convenuto che questo progetto, il progetto del nuovo Forno del Pane, dovesse avere la priorità in questo momento come risposta del museo e come anche possibile modello. Noi vogliamo pensare che questo possa anche essere un modello. Noi stiamo sperimentando e speriamo che questo possa essere un modello anche per altre istituzioni, e quindi insieme abbiamo deciso che la sua mostra andasse ripensata per i temi e posticipata per quanto riguarda i tempi. Ma nonostante questo abbiamo pensato di continuare a lavorare insieme, per cui ho chiesto ad Aldo di occuparsi dell'immagine coordinata di questo nuovo progetto, e da questo dialogo, anche da tutte le sollecitazioni che vi stavo citando, è nato il logo che trovate in cartella stampa, che viene ufficialmente lanciato oggi e che vorrei chiedere ad Aldo di illustrare, mentre Melissa Lamaida, che ringrazio, può mandare alcuni dei disegni preparatori che hanno portato a questo logo. Aldo, a te. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Sì. Buongiorno a tutti. Sì, come Lorenzo ha accennato, noi stavamo organizzando insieme a Lorenzo e tutto il team da 6 mesi la mostra che tra l'altro aveva il tema Safe and Sound, quindi sani e salvi, e speriamo che sia un auspicio per il futuro per tutti. E niente, credo che Lorenzo, stavamo comunque lavorando sulla specificità dello spazio della sala del forno e sulle regole che lo gestiscono, quindi credo che abbia senso, e capisco bene che Lorenzo mi abbia chiesto anche per continuità di poter creare un'immagine che sì, che desse continuità e potesse rappresentare il cambiamento che per l'emergenza stiamo vivendo. Niente, ho creato una serie di schizzi, poi credo che uno di questi è stato scelto come lavoro finale. Credo che il logo sia quello dove il museo diventa una forma di toolbox, quindi una cassetta per gli attrezzi dove gli artisti possano trovare gli utensili proprio fisici
poter creare nuovi lavori e per poter usare sì, gli spazi del museo, ma anche la disponibilità degli attrezzi e degli utensili e del materiale che il museo di solito mette a disposizione per gli artisti per fare delle mostre personali. Sì, l'idea è quella di un'immagine di un museo che si apre, di un museo che dà disponibilità agli artisti e probabilmente diventi anche un posto per riflettere un momento storico nuovo per tutti, dove sicuramente nuove forme di relazione con lo spazio e con la comunità devono essere ripensate, rimesse in discussione, e perché non farle in un museo circondati da altri artisti che si trovano nella stessa situazione. Credo che questo fosse poi l'idea che mi ha portato a disegnare questo logo. Grazie, grazie mille Aldo. Trovate alcuni dei disegni di Aldo nella press kit che le colleghe dell'ufficio stampa, che ringrazio, vi manderanno dopo la riunione. Mi avvio verso la conclusione, ma ci sono alcuni aspetti che vorrei ancora sottolineare. Non ci stiamo dimenticando delle collezioni, il fatto che il museo voglia ridefinire la sua progettualità, soprattutto per gli spazi della collezione delle esposizioni temporanee, non vuol dire che ci stiamo dimenticando delle collezioni. Le collezioni apriranno quando ci si sarà concesso di riaprire, con gli orari nei quali ci sarà concesso di riaprire, e di questo saprete presto novità, ma come luogo in cui sperimentare una museologia più radicale, con focus tematici, approfondimenti su opere magari raramente esposte che prenderemo dai nostri magazzini, cantieri di restauro aperti, nuovi testi ed apparati, delle app che stiamo sviluppando, dedicate, produzioni editoriali. Quindi è anche e soprattutto il varo di questi servizi di mediazione culturale sui quali stiamo lavorando anche con istituzioni come Accademia di Belle Arti ed AMS dell'Università di Bologna. E anche sfruttando per alcuni aspetti i ragazzi che sono stati formati attraverso il progetto PON Metro. Tutto questo è reso fattibile grazie anche all'impegno di tutto lo staff del museo che, così come l'attività si sta cambiando, sta cercando nuove identità, anche loro si sono immediatamente messi in gioco per cambiare anche alcuni lati della loro produzione, della loro professionalità per venire incontro a questi nuovi aspetti, a queste nuove produzioni. E quello che abbiamo instaurato è un rapporto come se si fosse in una redazione, uno staff che in qualche modo diventa redazione Mambo per poter essere a disposizione anche della creazione di questi contenuti di cui questo progetto avrà bisogno. C'è una ricaduta sia interna che anche molto percepibile all'esterno sui cittadini, che è quella delle nuove possibili acquisizioni. Diventando il museo un centro di produzione, auspichiamo che molte delle opere che vengono esposte, e in questo abbiamo già riscontrato la disponibilità di alcuni enti, possano in qualche modo rimanere e accrescere anche le collezioni pubbliche. E in questo vorrei sottolineare che non ci stiamo rivolgendo solo agli artisti che saranno accolti nella sala delle ciminiere, negli spazi di lavoro, ma anche agli artisti cosiddetti senior, gli artisti di Bologna, quelli che già hanno uno studio, che potranno magari più agevolmente ricominciare la loro attività, che ovviamente non dimentichiamo, che vogliamo coinvolgere, ai quali chiederemo anche di utilizzare i nostri laboratori, di mettere a disposizione anche la loro professionalità, le loro conoscenze e di proporre dei progetti da produrre magari grazie all'ausilio di questi apparati a cui stiamo lavorando. Il Dipartimento Educativo del Mambo, dell'Istituzione Bologna Musei,
è già stato interpellato ed è molto interessato anche a queste nuove dinamiche, incentrando la propria attività quindi sul fare arte, sul poter, quando si potrà di nuovo avere la presenza dei bambini delle scuole dentro il museo, poter utilizzare anche questi laboratori materialmente per poter produrre oggetti, ma soprattutto avere a disposizione una decina, dozzina di artisti potrà anche significare per loro sperimentare un nuovo approccio alla didattica, utilizzando le capacità e entrando in collaborazione diretta con questi artisti, anche portando, se non potranno venire le scuole al museo, si potrà pensare, cosa che è già stata sperimentata in passato, di portare gli artisti nelle scuole a fare delle attività. E poi cosa succederà? Ecco, questa è la domanda che è ancora aperta, che è ancora sul tavolo. Noi non lo sappiamo, quello che sappiamo è che abbiamo voglia di metterci in discussione, abbiamo voglia di ripartire, di farlo con metodi nuovi e sperimentando una nuova idea di museo che possa essere anche un modello. L'idea di dotare il museo di studi, come sapete, è un'idea che portiamo avanti insieme al Consiglio di Amministrazione da molto tempo. Era uno degli obiettivi di mandato che erano peculiari anche della mia azione. Le circostanze hanno fatto in modo che questa idea, questa suggestione, potesse aver senso addirittura nello spazio delle mostre temporanee. Fino a fine dell'anno questo sarà l'uso che faremo degli spazi, appunto, delle mostre temporanee, ma ci auguriamo che questo modello, questo progetto possa continuare o negli spazi o in nuovi spazi che nel frattempo ci poniamo l'obiettivo di individuare per poter continuare anche questa, che è una delle attività che io ritengo essenziali e peculiari per un museo contemporaneo. Passo velocemente ai ringraziamenti. Ovviamente ringrazio l'Istituzione Bologna Musei, il Presidente Roberto Grandi, il Direttore Maurizio Ferretti e tutto il Consiglio di Amministrazione per aver sostenuto da subito questo progetto, anche se ambizioso, visionario, sfidante, e che comporta un cambio radicale di rotta per il museo. Ringrazio l'assessore Matteo Lepore, il Capo Dipartimento Cultura del Comune di Bologna Osvaldo Panaro, tutti i colleghi del Dipartimento per l'entusiasmo con cui hanno accolto questa possibilità. Ovviamente il mio più sentito ringraziamento va a tutto lo staff del Mambo, che si è dimostrato da subito super disponibile nel lanciarsi in questa nuova avventura. Ringrazio anche Melissa Lamaida, Elisa Cerra e Silvia Tonelli, che in questo momento si stanno adoperando perché questa conferenza stampa funzioni e sta funzionando benissimo, grazie. Tutti, e soprattutto voglio ringraziare tutti gli sponsor e i partner che ancora non cito, ma che presto comunicheremo, che ci stanno già sostenendo e con cui da domani cominceremo a collaborare nel materializzare tutti questi stimoli. Quindi molte delle persone che sono vicine a questo progetto, con cui questo progetto è stato condiviso ancora prima di essere comunicato all'esterno, abbiamo raccolto le voci, alcuni ci hanno mandato dei brevi messaggi di augurio, di in bocca al lupo per questo progetto, e li abbiamo montati insieme in un video che vorremmo farvi vedere a conclusione di questa conferenza stampa. Vi chiederei quindi di vedere insieme questo breve video, nel frattempo di preparare le vostre domande, magari utilizzando la chat, prenotandovi via chat o facendo addirittura le domande via chat, in modo che quando ritorneremo connessi dopo il video io possa gli altri relatori possano rispondere alle vostre domande. Per questo video è stato montato da Lucia Luna Gallina, Caterina Molteni e Sabrina Samori, che ringrazio moltissimo anche per aver dovuto lavorare di notte per finirlo. Grazie mille, buona visione. In tempi in cui abbiamo maledettamente bisogno di rigenerarci, faccio i miei auguri al nuovo Forno del Pane, un luogo dove ci ritroveremo presto. Di pane c'è sempre bisogno, e anche di arte. In bocca al lupo, nuovo Forno del Pane. Per augurare un buon avvio del progetto Un Nuovo Forno del Pane, riprende in mano il catalogo Vertigo dei testi di Giovanni Celant.
La funzione di un nuovo museo può essere riletta e analizzata prevalentemente come intreccio e mescolanza di tecniche tradizionali e di tecnologie sperimentali, così da rivelarne identità fratturata e multipla. Ciao, sono Daniele Del Pozzo, come Gender Bender Festival e come il Cassero LGBT Center aderiamo con gioia al nuovo Forno del Pane. I tempi di crisi che stiamo vivendo ci costringono a essere coraggiosamente visionari e visionarie per ripensare in maniera radicale al senso e alle modalità del nostro agire. Tutto questo per cercare di dare una risposta creativa alle sfide che ci attendono nel prossimo futuro. Noi ci siamo a fianco del Mambo e grazie e buona vita a tutti e a tutte. Il Mambo lancia un progetto importantissimo. Si apre la città, apre i suoi spazi alla produzione vera e propria, produzione culturale, perché la cultura poi è opportunità di conoscenza e la Fondazione Zucchelli sarà con entusiasmo sostenitrice di questo importante e bellissimo progetto. Un grande in bocca al lupo al Mambo e a Lorenzo, il suo direttore. Dalla Minaria un grande in bocca al lupo per il progetto del nuovo Forno del Pane e un saluto a tutto lo staff del Mambo. Evviva! Il progetto del nuovo Forno del Pane mi entusiasma e credo che potrà anche essere la base di qualcosa di permanente che a Bologna mancava. Tutto sarà nuovo, anche il nuovo Forno del Pane. Alleniamoci insieme. Cari amici, la ripartenza non sarà facile, ma la forza delle nostre idee e dei nostri progetti ci indicherà la strada da percorrere. In bocca al lupo per questa nuova avventura. Del pane è un'idea molto bella, ma è soprattutto un'idea capace di rispondere con grande immediatezza ai cambiamenti provocati dalla pandemia, pandemia che ha profondamente toccato il mondo dell'arte. Il nuovo Forno del Pane sarà per l'arte sicuramente una boccata d'aria fresca in grado di generare nuove energie. Credo che il progetto sul nuovo Forno del Pane sia una concreta risposta a un'obiettiva necessità, quella di determinare la funzione che un museo deve avere all'interno di una città, ossia di essere una factory per nuovi pensieri e nuove pratiche. Per questo sostiene il progetto e augura ogni successo a questa impresa. Il mio supporto e i miei complimenti a Lorenzo Baldi, Caterina Molteni e tutto lo staff del Mambo per aver pensato a un progetto dove l'istituzione non fornisce un'interpretazione diretta del presente, ma mette gli artisti nella condizione di esprimere la loro visione e permettendo anche a noi di guardare ciò che fanno con una sorta di grande occhio collettivo che per me sarà sicuramente una grande fonte di risorse e attenzione in questo momento. Un saluto anche un po' con l'invidia di non essere lì a giocare con tutti voi in questo momento che penso sarà importante anche nella storia artistica di Bologna. Nuovo Forno del Pane, progetto che per il segno radicale e originale di ripensamento della funzione di spazio culturale verso una comunità creativa genera un'ulteriore opera d'arte di Mambo, aperta allo stupore di ciò che gli artisti produrranno. Auguri! Caro Lorenzo, nei periodi di rottura nell'ambito della società, della vita, delle arti, delle scienze e della cultura, si sviluppano delle reazioni
di chi ha mente creativa. Lorenzo, io penso che il progetto che porto avanti è una reazione creativa per evidenziare attività intelligenti e diverse nell'ambito delle arti visive, di chi opera nelle arti visive come artista, come promotore. Il tuo progetto è un progetto di grande interesse di formare e sottolineare l'importanza della cultura, delle arti visive, dell'ambito dei musei, delle arti, degli operatori, degli artisti. Quindi è un progetto veramente innovativo. Auguri a Nando per questo nuovo e coraggioso progetto. Nei prossimi mesi, ma già adesso, abbiamo un gran bisogno del pane dell'arte, che ci racconti, che ci faccia vedere e guardare le cose in maniera diversa. Auguri. È proprio adesso che può diventare particolarmente decisiva l'intenzione di continuare, nonostante tutto, a produrre linguaggi nuovi, creatività, arte e cultura. Forse probabilmente anche per arrivare a un pensiero nuovo. Per questo un grande in bocca al lupo al progetto del nuovo Foro del Pane. Tanti auguri. Dietro ogni mostra c'è un lavoro. Ci sono opere e artisti, curatori e maestranze, progettisti, ricercatori, educatori e comunicatori, amministrativi e molto 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 altro. Pensiamo al nuovo Forno del Pane come un luogo in cui tutta questa filiera è al centro, ritornando proattiva e diventando visibile. Il futuro ha bisogno di quella che noi umanisti chiamiamo produzione collettiva del desiderio. NOS presente. 5 maggio 2007, a prima, firmando. Tanti auguri per questo 13° compleanno e per il progetto Nuovo Forno del Pane. Condivido il desiderio e la necessità di far ripartire la nostra creatività. Quindi con entusiasmo mando i miei migliori auguri per questo progetto pilota del Nuovo Forno del Pane del Lambro. Tantissimi auguri al Nuovo Forno del Pane. Sono certo che la trasformazione dei suoi spazi contribuirà ad accorciare le distanze dopo questo difficile periodo. Elisa? Elisa? Eccomi, scusate. Problema. Lorenzo, vorrei dire una cosa? Sì, certo, certo, certamente. Ecco, io vorrei dire una cosa, che c'è un ringraziamento speciale che è stato fatto, ma che va, credo, rifatto. I curatori devono essere visionari. Un consiglio di amministrazione deve essere visionario, un assessore deve essere visionario, ma ci troviamo in una situazione, come ci ha detto Maurizio Ferretti la scorsa settimana, in cui metà del nostro budget se n'è andato, proprio perché fa riferimento a attività che quest'anno non ci saranno. E quindi io vi domando di pensare un attimo. Un progetto di questo tipo che viene presentato al direttore Ferretti, il quale ci ha detto che non c'è un soldo. E la risposta è stata una risposta positiva, nel senso che c'è anche nelle domande. Quello che abbiamo detto la volta scorsa è vero anche oggi, non ci sono finanziamenti diretti dell'istituzione per questo progetto. Per le ragioni che abbiamo detto, perché siamo in una situazione di bilancio disastrosa, ma ecco che la proposta di Lorenzo è una proposta la quale ha la possibilità, a nostro avviso, avviso
dell'assessore Di Lorenzo di essere portata avanti, primo perché vorrei ricordare che non è una proposta eterodiretta. Nella storia delle città le comunità creative non nascono dall'alto, le comunità creative nascono dal basso, e quindi questa è una proposta in cui si dice creiamo delle condizioni perché dal basso ci possa essere questa spinta ad auto-organizzarsi per realizzare produzione e per creare senso in questa città. E noi crediamo anche che per fare questo si possa da una parte fare riferimento a, a quale capitale? Beh, al capitale di tutti coloro che lavorano all'interno di Mambo. Quando si dice ci sono dei finanziamenti, beh, il primo finanziamento sono tutti coloro che lavorano all'interno di Mambo e non soltanto, i quali stanno lavorando per questo progetto. Quindi questo è il primo, il capitale umano che esiste. Il secondo, siamo convinti, e su questo Lorenzo vi può parlare, che in una situazione in cui non pensiamo delle cose spettacolari, ma pensiamo di fare delle cose che si possono fare con ciò che abbiamo in casa, ecco, siamo sicuri che si trovano dei partner per ciascuna delle iniziative che vengono realizzate. Quindi questa è la proposta. E davanti a chi nella domanda fa, credo, partendo da un presupposto, il museo non sarà più un museo propriamente detto, i musei propriamente detti, che sono quei musei in cui si va a visitare le opere d'arte, questa visione di museo è una visione che oramai da 20 anni non esiste più. Abbiamo detto i musei sono degli hub culturali, i musei sono dei momenti di creazione di senso per una comunità. E quindi quello che stiamo facendo non è una idea determinata dalla situazione attuale, ma è dove stanno andando avanti, dove stanno andando tutti i musei del mondo. Si pongono il problema di hub culturali, di essere prima di tutto delle istituzioni culturali. E quindi questa è una indicazione per dove stiamo andando, che ha bisogno della collaborazione innanzitutto degli artisti, dei creativi e di tutta la città. Per le domande specifiche credo che adesso le abbia già lette e Lorenzo possa rispondere, ma ci tenevo a dire questo, che non stiamo giocando in una conferenza stampa dicendo che non abbiamo un bilancio per fare cose nuove e dopo 5 giorni facciamo una proposta che ha delle risorse. No, ha un capitale umano, ha una volontà, ha un desiderio e, come avete visto dalle testimonianze che avete sentito, risponde ad un bisogno. Noi crediamo che questa sia una città che possa riuscire a realizzare ciò che sembra irrealizzabile. È visionario, ma si deve vivere di questo. Mi scuso di questo intervento, ma mi sembrava rilevante, ecco, dare questa cornice. Lorenzo, hai una serie infinita di domande. Sì, volevo dare la parola all'assessore che mi chiedeva di intervenire anche lui. Quindi assolutamente. Assessore. Eccomi, scusate, ma siete 89, quindi la velocità di riuscire a trovare il microfono in tutti questi puntini rossi. Allora, io vorrei fare una precisazione sul tema delle risorse, perché stiamo lavorando giorno per giorno su queste emergenze, quindi è importante da questo punto di vista chiarire un aspetto. Io ho già detto in diversi interventi che ho fatto, noi siamo impegnati in un'importante operazione di riequilibrio di bilancio dell'amministrazione comunale. Quindi è del tutto evidente che un'amministrazione che, come tutte le città italiane, aveva una programmazione di tassa di soggiorno come quella che avevamo noi di 11 milioni di euro, ne ha persi 8, si trova nella situazione in cui di fatto bisogna recuperare quelle risorse, ma il nostro obiettivo è di recuperarle, e quindi mi tocca smentire Roberto Grandi, che è un grande amico, presidente, molto più saggio di me, ma
Noi metteremo le risorse per i musei, quindi io ho sempre detto che noi non taglieremo assolutamente sulle nostre istituzioni culturali. Le risorse che troveremo prioritariamente con la manovra di bilancio che faremo e che sta andando bene nella sua prospettiva saranno dedicate innanzitutto ai servizi culturali. Di questo non abbiamo ancora avuto modo di parlare con le istituzioni perché non ce n'è stato il tempo, però sono confidente sul fatto che i musei avranno le risorse che erano a bilancio e anzi con i progetti che stiamo facendo ci sarà la necessità di individuare ulteriori risorse e ovviamente l'amministrazione su questo farà la propria parte. Quello che con Roberto Grande abbiamo studiato in quest'ultimo anno è però un cambio di paradigma, cioè ci siamo detti con l'operazione del Trust e anche con l'idea di aprire la città ai nostri musei, più che andare a chiedere dei soldi, noi vogliamo che la città progetti con noi. Quindi noi vogliamo che si investa sul Mambo in una chiave produttiva. È diverso chiedere delle sponsorizzazioni dal chiedere di investire insieme in chiave produttiva. E questo è quello che stiamo facendo con questo nuovo Forno del Pane. Noi di fatto affianchiamo al Teatro Comunale, che è già un'importante azienda nel nostro territorio, un'altra fonte produttiva molto importante, e lo facciamo in maniera anticiclica. Roberto giustamente ha detto in questi giorni che ha fatto notare a tutti noi come i musei americani abbiano licenziato praticamente tutti i propri dipendenti. Questo Roberto lo sta dicendo in continuazione. E fa un punto d'orgoglio il fatto che devo dire, non solo il Museo di Bologna, chiaramente l'approccio italiano alla crisi è quello di non licenziare. Negli Stati Uniti hanno già fatto 35 milioni di licenziamenti, però che un museo italiano, in particolare un museo bolognese, decida non soltanto di non licenziare, ma di investire, chiedere ai partner di investire insieme su un progetto di questo tipo, io lo sottolineo. Quindi l'amministrazione non solo non farà mancare le risorse del budget sul 2020, sui prossimi anni, a tutta l'istituzione, ma stiamo lavorando perché ci siano anche nuove risorse e su questo format nuovo noi vogliamo assolutamente che ci siano investimenti anche di privati, il Trust è uno degli strumenti, ma ce ne potranno essere sicuramente anche altri. E aggiungo un aspetto, scusate se mi dilungo, su un'altra cosa che ho detto rispetto al patto che chiedo di sottoscrivere agli operatori culturali della città. Io ho chiesto nei giorni scorsi, alla luce proprio dell'obiettivo di un riequilibrio di bilancio per recuperare le risorse, che noi sì, recupereremo le risorse con una manovra di bilancio che sostituirà quindi la tassa di soggiorno con risorse del comune, quindi ripianeremo quel buco, ma chiederemo agli operatori culturali di mettersi in discussione, cioè noi salviamo occupazione, salviamo posti di lavoro, diamo una prospettiva all'offerta culturale della città, ma chiediamo di vivere questo 2020 agli operatori culturali mettendosi a disposizione della comunità. Il fatto che il Mambo e l'istituzione Musei oggi siano qui a dare l'esempio, cioè si mettono in discussione, rivedono la propria programmazione, si aprono e offrono le proprie stanze ai creativi e alla produzione culturale della città, è un esempio di questo patto e del paradigma che noi mettiamo in campo. Quindi le nostre istituzioni e il comune si impegnano a far sì che la cultura sia finanziata, si impegnano a far sì che la cultura possa andare avanti, chiediamo alla cultura di fare come oggi fa questa istituzione, aprirsi, mettersi in discussione e diciamo d'ora in poi Bologna non è una città che semplicemente si mette in mostra, ma che anzi crea e produce cultura. Grazie mille, grazie per queste parole, grazie a Roberto Grandi e Matteo Lepore. C'erano una serie di domande di Paola Analdi. Lorenzo, non sì. So se vuoi le rispondere. Leggo. Ok, allora le sto leggendo. Le leggo. No, le leggo da solo, dai. Così facciamo meno microfoni. Dunque, parto da qui. Qui. Fra 15 giorni parte la call, ma quando entreranno in funzione questi spazi? Ci sarà una rotazione degli artisti e saranno gli stessi? Si va avanti fino alla fine dell'anno, giusto?
Dunque, noi stiamo lavorando a questa open call con lo staff del museo. L'open call sarà pronta, diciamo, tra 15 giorni, presumibilmente dovrà rimanere aperta per qualche settimana, se non un mese. Quindi tutti i dettagli tra 15 giorni, anche sui criteri di selezione o sull'application. Gli artisti quindi potranno, gli artisti selezionati non potranno entrare prima della selezione finale, che presumibilmente arriverà a metà giugno, e ovviamente i tempi saranno scanditi anche dalle restrizioni in materia di uso degli spazi. Siamo confidenti che prima dell'estate già gli spazi si possono frequentare, si potranno frequentare presto con le precauzioni dovute. Diventeranno per questi artisti spazi di lavoro, quindi avranno tutta la legittimità per poterli frequentare, però sicuramente il processo ci porta un po' avanti nel tempo e siamo fiduciosi che si possa iniziare. Gli artisti che verranno selezionati attraverso questa open call saranno i protagonisti degli studi almeno fino alla fine dell'anno. Non è prevista una rotazione degli artisti per l'assegnazione degli spazi, almeno appunto per questi mesi, proprio perché un'idea fondante del progetto è quella di costruire una comunità creativa e quindi di dar loro modo di poter lavorare anche per un periodo medio-lungo insieme. Dopodiché vedremo alla fine dell'anno quali saranno le circostanze e cercheremo di capire insieme quale sarà il modo migliore per continuare in questo progetto. Donatella Lopez, si è già pensato a collaborazioni con musei di altre regioni, se sì quali? No, al momento no, questo progetto è un progetto che ribadisce e va anche incontro al nostro museo del Mambo in un dato territorio, per questo anche si rivolge a degli artisti di un dato territorio, quindi per il momento non abbiamo attivato collaborazione con altri musei, al di fuori appunto del nostro territorio di riferimento, non è detto che non lo faremo in futuro, però questa è la prima presentazione del progetto, quindi per il momento non abbiamo ancora attivato con collaborazione con musei al di fuori della regione. Dunque, Sara Forni, il Mambo possiamo dire che non sarà più un museo propriamente detto fino alla fine dell'anno, tranne che per alcune giornate di Open Day? In parte ha già risposto il Presidente Grandi su questo punto, ma anche prima ho sottolineato come il museo aprirà, e aprirà nelle modalità e nei tempi che ci saranno indicati sia nei DPCM che dall'amministrazione pubblica, perché una parte fondamentale del museo sono le collezioni permanenti, collezioni che pensiamo di far rivivere anche con progettualità dedicate, come ho spiegato prima. Quindi il museo sarà aperto al pubblico, il museo Morandi sarà aperto al pubblico con degli orari che stiamo definendo e che presto vi saranno comunicati. La sala delle ciminiere, quindi esclusivamente lo spazio delle mostre temporanee, sarà occupato per questi 7 mesi da questo nuovo progetto. Un progetto che ha una restituzione al pubblico, che in una prima fase sarà prettamente di tipo digitale, perché seguiremo tutte le attività del Forno del Pane attraverso le piattaforme web, e poi speriamo presto, quando sarà possibile di nuovo aprire questi spazi con delle modalità opportune al pubblico, verranno organizzate delle giornate di open studio, di incontri con gli artisti, di restituzione delle opere che sono state prodotte. Paola Naldi, la sostenibilità, ci saranno fondi dedicati da parte dell'amministrazione, si conterà sui sostenitori? Immagino che abbia già risposto in modo esaustivo l'assessore su questo punto. Quali sono gli enti che hanno dato disponibilità? Le opere prodotte entreranno unicamente nella collezione del Mambo. Due punti interessanti, molto importanti. Dunque, le istituzioni, associazioni che sono interessate da questo progetto sono moltissime. Alcuni indizi li avete già ricevuti nel video che molti operatori hanno dedicato, protagonisti della scena culturale bolognese hanno dedicato all'avvio di questo progetto.
Presto, sicuramente, con la pubblicazione della lista dei vincitori, diciamo, di coloro che si verranno assegnati gli spazi di lavoro, ovviamente vi comunicheremo anche la lista e chi materialmente sia si occuperà delle borse di studio cosiddette, insomma, gli incentivi all'inizio delle produzioni per gli artisti, sia dell'attivazione dei vari laboratori che metteremo a disposizione di tutti. Sulle opere, ci tengo a precisare questo: le opere che verranno prodotte all'interno del Forno del Pane rimarranno di esclusiva proprietà dell'artista. Non intendiamo interferire su questo, noi stiamo semplicemente mettendo a disposizione degli artisti uno spazio e degli strumenti e il rapporto con delle professionalità in modo che possano portare avanti dei progetti, magari idearne di nuovi, più ambiziosi e con altre persone. Ma le opere che verranno realizzate saranno e rimarranno di proprietà degli artisti, che potranno farne cosa preferiscono. Certo, alcune opere che magari più significative, più interessanti per la collezione del museo, speriamo di poterle acquisire come museo, e su questo lato ci sono già delle istituzioni, quando sarà ufficiale ve le comunicheremo, che stanno pensando di mettere a disposizione del museo dei fondi per acquisire queste opere prodotte dal nuovo Forno del Pane, e quindi fare in modo che possano rimanere anche nel patrimonio del museo. Maurizio Marinelli, progetto bellissimo che mette in moto un percorso virtuoso della città in cui l'arte può essere uno strumento di rinascita della sua identità. Altre istituzioni di arte contemporanea stanno pensando nel mondo al loro statuto fondativo, e il Mambo e Bologna possono essere un esempio di valore internazionale. Il Forno del Pane può diventare il nostro PS1, buon lavoro. Grazie Maurizio, non è una domanda, però grazie mille per questo pensiero. Carlo Valentini, che prospettive ci sono per Arte Fiera? Non sono la persona giusta a cui chiedere, a cui fare questa domanda, dovreste farla a Simone Menegò e Gloria Bartoli. Io al momento non ho novità, sono semplicemente un osservatore esterno e vedo che ancora, per quanto riguarda i grandi eventi espositivi, si sta ragionando sulle modalità. Gennaio prossimo è abbastanza lontano, però io non so rispondere a questa domanda. Per quanto riguarda il Mambo, noi ci siamo posti questo orizzonte temporale di arrivare alla fine dell'anno, in modo da poter, man mano che questo progetto si svilupperà e prenderà piede, perché per noi è anche un esperimento, non l'abbiamo mai fatto, poter capire se a gennaio prossimo, che come ben sapete per noi è il momento clou dell'anno in cui abbiamo i riflettori puntati contro, potremo rilanciare con un nuovo progetto oppure continuare in questa linea. Ci teniamo un po' il campo aperto per rispondere alle mutate necessità, agli orizzonti nuovi che si prospetteranno davanti a noi anche a gennaio prossimo. Silvia Grandi, condivido il commento di Marinelli, sperando di contribuire con i nostri studenti del Dipartimento delle Arti ad aprire la progettualità e la sua diffusione anche in ambito di studio e mediazione culturale. Bellissimo progetto, cominciamo a lavorare. Grazie mille anche a Silvia Nandi, Silvia Grandi non è una domanda, però grazie mille. Sicuramente la collaborazione col DAMS e con l'università è fondamentale per molti aspetti, in primis quello della mediazione culturale. Davide Gavioli, la comunicazione avverrà tramite i canali già attivi per il Mambo, si sta pensando anche a strumenti dedicati per questo nuovo progetto. L'ho accennato brevemente e lo ribadisco, sì, ovviamente per il momento i canali sono quelli ufficiali del museo, ma così come Aldo Giannotti ha pensato a un nuovo logo, ci sarà anche una nuova identità visiva per questo progetto, per cui un sito internet e delle pagine social dedicate, che possano essere ovviamente rilanciate sulle pagine istituzionali, ma che possano avere anche una loro indipendenza, perché pensiamo che questo progetto ne abbia la necessità. Gwendalina Piselli, ATP Diary, gli spazi saranno utilizzati solo come studio laboratorio, prevedete la possibilità di ospitare progetti pensati per gli spazi a disposizione, penso progetti espositivi, installazioni, eccetera. Sì, stiamo pensando di ospitare anche progetti che vengono dall'esterno. Questa è un po' una cifra stilistica, se vogliamo, che già portavamo avanti prima di questa emergenza sanitaria. Il Mambo penso abbia dimostrato in questi anni di avere le porte aperte
ai festival, a istanze, a operatori, istituzioni, associazioni di tutta la città, ospitando spesso performance, eventi negli spazi interni ed esterni al museo, e questa è sicuramente una cosa che vogliamo continuare a fare, per cui anche i rapporti di collaborazione con i partner istituzionali e culturali sono intese anche come condivisione degli spazi, nel continuare un po' quest'idea di ampliamento dei pubblici che si è portata avanti in questi anni grazie proprio all'accoglienza di progetti portati e proposti da altre istituzioni culturali, da altri enti. Qual è il futuro di Villa delle Rose e della Residenza Natali? Come sapete, la Residenza Natali ha avuto un percorso di selezione e sono stati selezionati due artisti, Ellen Dolling e un collettivo per il prossimo anno per una residenza e per una mostra a Villa delle Rose. Intendiamo mantenerlo, perché questi sono progetti che sono già stati sostenuti e sono opportunità che intendiamo dare a questi artisti, che potrebbero dare anche un valore aggiunto a questo progetto, per cui nei modi e nei tempi che saranno consentiti dalle restrizioni in materia di salvaguardia sanitaria, pensiamo che la Residenza Natali, Rose, il progetto di residenza, e quindi la conseguenziale mostra Villa delle Rose si possa recuperare in futuro. Dovrei averle smaltite tutte, se ce ne sono altre sono ancora a disposizione, magari potete farle anche direttamente, mi sento meno un automa. Grazie a te Paola, buon lavoro anche a voi. Non so se il presidente Grandi vuole aggiungere qualcosa, se no si è fatta ora di pranzo. Volentieri ringrazio tutti. Ecco, professore, ringrazio tutti. Quindi grazie anche a Fabiola Naldi per il sostegno. Elisa Biondi, un attimo che è arrivata un'altra domanda. È prevista la collaborazione con altri musei proprio come contenitore per altri artisti? Grazie. Al momento no, al momento stiamo pensando appunto ai nostri spazi, anche e soprattutto perché, ribadisco, la nostra volontà è quella di creare una comunità artistica. Quindi pensiamo che, anche se in controtendenza con quanto ci dicono, comunque la compartecipazione, la presenza fisica in uno stesso spazio e poter lavorare insieme sia una caratteristica fondamentale di questo progetto. Bene, vorrei solo ricordare che domani è il compleanno del Mambo, saranno i 13 anni dall'apertura, quindi ci piace anche che in qualche modo si festeggi con il lancio di un nuovo progetto e si inizi anche noi questa fase 2 con nuovi stimoli. Per cui tanti auguri al Mambo, in occasione, metaforicamente, riaccendiamo le ciminiere e ci rimettiamo in moto. Seguirà, lo dico per tutti i giornalisti collegati, seguirà da parte delle colleghe il lancio del comunicato stampa con tutti i materiali e la registrazione di questa conferenza, per chi la volesse rivedere per alcuni aspetti o chi non l'avesse persa, si potrà vedere sul nostro canale YouTube dal pomeriggio di oggi. Scusate Lorenzo, è arrivata una domanda mentre parlavi. Silvana Alvino. Silvana Alvino, buongiorno. Gli artisti ospitati saranno presumibilmente tra 10 e 20, grazie. Sì, ho già detto, più o meno stiamo ragionando con Anna Rossi e altri colleghi del museo sulla superficie, come destinare la superficie. Sicuramente più o meno sarà una decina, una dozzina. Quindi più o meno ci orientiamo verso questi numeri. Però saremo più precisi anche quando avremo indicazioni più precise sulle regole di sicurezza per la frequentazione degli spazi. Eventualmente potremo iniziare con un numero e poi aggiungere degli altri artisti se ci sarà permesso.
Benissimo, direi che possiamo concludere qua. Grazie a tutti per aver partecipato e a breve riceverete il press kit. Grazie ancora. Grazie a tutti e buona giornata.